Consiglieri, vi potete sedere in modo che capiamo se c'è il numero? Allora, consiglieri, io ci ho arrivato Principato, ti è arrivato pure a te, mi sa? Principato ce l'avete voi, no? Mi è arrivato Principato Giannone e Gundella c'è oggi? Che per fare quel lavoro. Me posso? Lo so, io pensavo però abbiamo fatto tutta ricerca finale. Mamma mia. Allora, un attimo. Allora, lascio subito la parola al direttore per l'appello in modo da iniziare la seduta di oggi. Lozzi ha l'avviso. Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Sì, allora possiamo aprire la seduta perché ci sono 15 presenti, ci sono assenti giustificati e abbiamo Principato e Giannone. Gli scrutatori, vediamo subito il consigliere Tosatti, il consigliere Gunnella e il consigliere Toti. Allora, apriamo subito la seduta di oggi, mi scuso, non voglio fare l'ignorante con gli occhiali scuri, ho perso quelli da vista. Allora, una mattina convulsa, quindi non volevo essere snob. Allora, al primo punto dell'ordine dei lavori di oggi c'è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Tripputi, Ariano, Alabiso, Pompei, Zitoli, Candigliota, Tosatti, La Zazzera, Giannone, De Chiara e Guido, Principato e Rinaldi, avente ad oggetto contrasto all'abusivismo degli esercizi di vicinato. Lascio subito la parola al relatore, consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa risoluzione nasce da numerose istanze dei cittadini che abbiamo raccolto, che a gran voce chiedono di contrastare il degrado e abuso che dilaga sul nostro territorio. È stata discussa nella Commissione Seconda che ha espresso parere favorevole. Le attività commerciali su aree private in sede fissa sono comunque soggette a discipline normative che regolano l'espletamento di queste attività nel rispetto del decoro, sicurezza e tutela del cittadino. Questo è previsto dalla Costituzione, articolo 41,2. Quindi decoro, sicurezza e salute sono gli aspetti che devono stare a cuore ad ogni amministrazione. Molto spesso i marciapiedi del nostro territorio sono oggetti di occupazioni abusive
che causano talvolta difficoltà di transito alla cittadinanza, rischi per la sicurezza e la salute della stessa cittadinanza. Assistiamo quotidianamente a occupazioni abusive di ogni tipo, panchine, cassette, cartelloni, fioriere, eccetera. Le nostre vie sono soffocate da continui abusi che ingombrano e deturbano le vie. Nel corso di questi ultimi 20 anni questi esercizi hanno subito una trasformazione. Se proviamo ad andare indietro con la memoria, potremmo ricordare il fruttivendolo magari di sotto casa, un piccolo negozio dove si trovavano ortaggi e frutta, tutti ben esposti, a volte erano anche delle piccole boutique. I marciapiedi erano puliti, ordinati e si rispettava sicuramente il decoro. Tralasciamo il perché siamo arrivati a queste situazioni di degrado e abbandono. Ora però bisogna intraprendere la via della legalità. E lo dico a gran voce. Da uno studio su un censimento parziale riguardante solo l'ex decimo, risultano circa 160 di sole frutterie. Quindi immaginate tutti questi negozi, frutterie e negozietti anche, posso dire che non so, parrucchieri, eccetera, che mettono fuori articoli di arredo. Voi immaginate una via praticamente invasa da tutti questi articoli. Quindi può capitare appunto che in una stessa via troviamo situate più frutterie e altri esercizi con arredi esterni autorizzati e non, camion in doppia fila per lo scarico, e il quadro che ne scaturisce è ben visibile a tutti. È da considerare poi anche l'aspetto igienico-sanitario. Tutti gli alimenti non possono essere esposti all'aria aperta. Alcuni studi hanno rilevato che il diretto contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito ne pregiudica lo stato di conservazione. La Cassazione, con sentenza 6108 del 2014, conferma la pronuncia del Tribunale di Nola, quindi questo non è una realtà tutta romana. Dichiara addirittura reato tale esposizione. Il Collegio condivide l'affermazione del giudice di merito che afferma, dico proprio testuali parole, la messa in commercio di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari. Purtroppo, con il passare del tempo, questa situazione si è via via complicata e oggi serve una vera e propria operazione più capillare. Nel dispositivo si chiede alla Presidente e all'Assessore Municipale competente, 1. Di attivarsi presso la sindaca per un maggior supporto alle forze di polizia locale. E 2. La costituzione di un tavolo permanente con tutti gli attori preposti al controllo. Si chiede l'istituzione di questo tavolo affinché ogni azione sia frutto di una pianificazione coordinata tra assessorato, polizia locale, ufficio tecnico, il SUAP e l'ASL. Come ho detto poc'anzi, il decoro, la sicurezza e la salute sono tutelate dalla Costituzione, la nostra Magna Carta. La deliberazione numero 39... Consigliera Tripudi, se la interrompo, possiamo evitare telefonate in aula? Grazie, magari per telefonare usciamo. Sì, continui. La deliberazione numero 39 dell'Assemblea Capitolina del 2014, all'articolo 2, rispetta ciò che sancisce la Costituzione. Infatti, prevede il divieto di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di leggi o regolamenti, nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. Inoltre, i marciapiedi antistanti gli esercizi devono essere spazzati prima o dopo la chiusura al pubblico. Secondo l'articolo 1, titolo primo, igiene del suolo e dell'abitato del regolamento sanitario. Quindi noi abbiamo
come ho detto poc'anzi, abbiamo raccolto le istanze dei cittadini. I cittadini non ce la fanno più. Molto spesso assistiamo a delle vere e proprie litigate tra i titolari di questi esercizi e i passanti, proprio perché quest'ultimi hanno difficoltà di transito. Chi per esempio si trova a passare con carrozzine, i disabili con le carrozzelle, molto spesso si trovano a dover fare delle gincane tra cassette, panchine messe così alla rinfusa sul marciapiede, cartelloni pubblicitari. Quindi è veramente una situazione ormai uscita fuori da ogni controllo. Capisco che oggi ci troviamo in una situazione veramente degradata, e quindi quello che noi chiediamo appunto di istituire questo tavolo, proprio perché bisogna creare una concertazione fra tutti questi organi per poter non solo monitorare, ma cercare anche di pianificare quel che si deve fare, perché molto spesso si creano, diciamo, delle interruzioni proprio di lavoro coordinato. Perché? Perché magari la ASL non viene allertata e quindi i vigili magari non possono andare oltre che all'accertamento di un'infrazione di articolo, eccetera. Bisogna agire veramente tempestivamente, perché questa situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Io ultimamente ho visto addirittura dei negozi che addirittura mettono dei pieghevoli sul marciapiede non autorizzati, dove lì pubblicano magari promozioni e cose varie, pile di cassette alte 2-3 metri, cassette enormi dove mettono, adesso arriviamo al periodo del cocomero, quindi troviamo queste cassette, questi contenitori enormi con quintali di cocomeri dentro. Cioè, dobbiamo veramente cercare di mettere un freno e ritornare all'ordine, tornare veramente a una disciplina, al rispetto delle regole. Grazie. Bene, ci sono altri interventi sul tema? Non ci sono interventi. Ah, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Solo per, come dire, comunicare alcune perplessità di carattere generale, non so quali possa essere il mandato che si può dare a un organo di polizia che comunemente dovrebbe già fare quello che chiediamo, con questa risoluzione, dico perché io lo chiediamo da molto tempo, non so quale mandato, se già ce l'ha. Io penso che il controllo agli organi competenti spetterebbe già su questa materia, soprattutto su questa materia, però poi mi ripeto moltissimo nel dire che, come dire, noi abbiamo appreso con tanta soddisfazione che nel 15° municipio il Presidente ha finalmente ricomposto la Giunta secondo quello che è lo statuto, per cui noi da molto tempo non stiamo votando gli atti e non stiamo partecipando, perché avremmo voluto una risposta puntuale rispetto allo statuto di Roma Capitale, che stabilisce che la Giunta nei vari municipi devono essere di pari numero. Noi ringraziamo molto il Presidente del 15° municipio che ha ottemperato a questa richiesta e quindi ha una giunta di pari numero. Avremmo gradito e gradiremmo che anche questo municipio, al fine di non avere atti scomodi o illegittimi, che di cui non sappiamo ancora e non abbiamo avuto risposta, che la giunta si mettesse nei termini rigorosi dello statuto, proprio per approvare atti importanti e quindi dove gli assessori abbiano una piena legittimità nell'esercitare il mandato conferitogli dalla Presidente. Proprio per questo, ripeto, ad oggi ancora noi non abbiamo avuto nessun segnale, pertanto
Risolve inoltre di impegnare l'assessore competente, non sappiamo se è un assessore abusivo ancora, perché nessuno ci ha dato una risposta, per cui... Così scusate, lasciate finire l'intervento. Per cui, rispetto a questa attività, di cui non è una questione di nome o di persona, per carità, anzi, mi pregio nel dire che ho conosciuto personalmente l'assessore alle attività produttive, ritengo... come tutte le persone siano all'altezza del compito stabilito, però se c'è un regolamento dove magari qualsiasi cittadino... Scusi, possiamo rimanere sul tema veramente? Non mi sembra che siamo in tema, grazie. Rimaniamo sul tema della risoluzione, per favore. Io vorrei che... Cioè il tema, io sto facendo un intervento generale sulla risoluzione di cui ho citato perfettamente l'oggetto, il mandato del primo risolve, sto parlando del secondo impegno, del secondo risolve, perché questa risoluzione ha due risolve, il primo e il secondo, con le firme. Sicuramente è un tema importante questo, però le difficoltà che si hanno avuto nel passato rispetto a questo non poter identificare i personaggi che compaiono nella licenza che non sono i veri titolari, è diventato veramente un labirinto per tutti quelli che gli organismi delegati al controllo. Proprio per questo io chiedo, visto che si tratta di un tavolo, e questa potrebbe essere sicuramente una soluzione, perché dire ai vigili che devono controllare mi sembra alquanto pure scorretto, perché quelli dicono noi lo facciamo purtroppo, però c'è qualcosa che non va. Allora quindi il secondo impegno che è prevalente, dove l'assessore può dirigere questo tavolo e può dare novità rispetto a quello che si è fatto sinora, no? Dagli organismi competenti, questo tavolo può dare qualcosa di più, proprio perché mette insieme organismi e strategie diverse. Ed ecco perché entro nel particolare, nel ricordare, se queste azioni poi che fa o potrebbe fare l'assessore sono supportati per noi della minoranza da una legittimità rispetto allo statuto. Semplice, proprio per questo noi ci asteniamo dal votare, non ci asteniamo. Non votiamo, pur essendo in aula, dei provvedimenti che onestamente hanno un'urgenza e hanno, come dire, una priorità. Non mi taccio nel dire che, come al solito, il PD è costretto da questo silenzio assordante rispetto all'argomento. Ringrazio ancora il Presidente del 15° Municipio che si è messo a posto rispetto a uno statuto che tutti dovremmo rispettare, neri, verdi e gialli. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota? Grazie Presidente. Piacere di vedere che ogni volta che parlo qualcuno esce. Bene. Vede, Presidente, volevo dirle che... il buco dell'ozono è una cosa importante, no? E non ci sono più le mezze stagioni e quindi andiamo anche un po' fuori tema, no? Tanto possiamo farlo, lo facciamo. Sì, però prego lei di rimanere in tema, grazie. Ho capito. No, glielo... Intanto l'anticipo. Ok, perfetto. Allora, io quello che volevo dire, che forse sfugge, no? Che ognuno deve fare il suo mestiere ed è ovvio che sia così. Ma noi abbiamo sempre detto di non fare camere stagne e questo tende proprio a risolvere questo problema. Qui c'è scritto di fare un tavolo permanente, un qualcosa dove si crea un legame e un unico obiettivo in tal senso. Quindi così non abbiamo queste camere stagne che ognuno rimpalla la palla da una parte all'altra. Questo è l'intento, creare un organo collettivo comune che possa andare a risolvere il problema. Io non capisco perché ogni volta si fanno tre ore di filippica che non porta a niente,
e alla fine il risultato invece non si capisce mai. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Sì, la Presidente della Commissione ribadiva certi concetti importanti, chiave, come chiaramente il forte contrasto all'abusivismo, occupazione abusiva di marciapiedi, tutte queste cose, continui abusi, degrado, i cittadini sono stufi. Però ecco, dobbiamo come municipio, e perciò in questo è il ruolo della maggioranza, ma anche io penso del sindaco di Roma e degli assessori comunali preposti, in modo che si dia più, ci sia molta più grinta da parte dei vigili rispetto alla chiusura, perché noi sappiamo che quando vengono reiterate praticamente queste multe, voglio dire, c'è possibilità di chiudere questi negozi. Perciò la sindaca, ecco, gli indirizzi che deve dare al comandante, nominato poi dalla sindaca, il comandante non è che sarà nominato Presidente della Repubblica, deve dare, ecco, indicazioni e indirizzi di maggiore voglia e forza di contrasto rispetto a questo problema, perché veramente ha raggiunto una situazione di limite proprio assoluto. Perciò ecco, senz'altro la positività del tavolo, però ecco, non basta, io penso, il tavolo se poi non c'è meno buonismo forse da parte di qualcuno e maggiore aggressività rispetto a questo problema. Ecco, quello che noi chiediamo come forza politica, maggiore aggressività rispetto a questo tema. Allora, consigliera Triputi, le posso lasciare l'intervento solamente a fine discussione, quindi se ci sono altri interventi, preferirei prima che ci fossero gli interventi dei consiglieri. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Allora, se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, lascio l'ultimo intervento alla consigliera Triputi in quanto relatore, e l'unico altro intervento possibile sarebbe semmai da parte dell'assessore. Grazie, Presidente. Volevo solo ribadire un concetto. Io non ho detto che i vigili devono controllare, io ho detto semplicemente che devono agire con più controllo. Il controllo già lo stanno facendo, ma hanno delle grandi difficoltà. Quindi come... Ah, non funziona? Perdonatemi. Stavo dicendo, quindi i vigili non è che non controllano, hanno un grande problema, intanto che sono, diciamo, con un organico abbastanza ridotto. Quindi quello che noi chiediamo alla sindaca è anche di dare più supporto. Il tavolo di lavoro, il tavolo permanente, serve come un organo, come uno strumento che possa in un certo qual modo aiutare il lavoro dei vigili. È un plus, è un qualcosa in più che noi vorremmo, ok? Anche perché, come precedentemente ha detto il vicepresidente della commissione, spesso si verificano proprio dei compartimenti stagno, cioè un ufficio non sa quello che ha fatto l'altro ufficio. Quindi quello che noi chiediamo, ma funziona? Sì. Quello che noi chiediamo è proprio un discorso di concertazione, cioè lavorare tutti insieme per avere poi una linea unica. Penso che questa sia l'unica strada che noi possiamo intraprendere oggi. Per quanto riguarda, tant'è vero che io ho detto anche prima, non mi sono soffermata solo sul tavolo permanente, ho detto, abbiamo chiesto più controllo, non il controllo, più controllo, ma questo controllo si può esercitare solo se gli dai più strumenti, proprio per le problematiche di cui ho parlato prima. E questa difficoltà si può superare solo e soltanto quando gli uffici possono lavorare insieme. Quindi è inutile che ci perdiamo in questi discorsi di ma i vigili che cosa fanno, perché devono essere più cattivi. Sì, forse questo è anche vero, sinceramente lo penso anch'io, però dobbiamo anche dargli gli strumenti per essere più cattivi, perché le difficoltà oggettivamente ci sono, e noi che siamo andati
insieme al mio collega, che siamo andati a fare i blitz sulle strade, le difficoltà le abbiamo viste, le abbiamo toccate con mano. Quindi da una parte ci deve essere quindi cattiveria da parte della polizia locale, sì, ma dall'altra dobbiamo anche fornire gli strumenti idonei. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Cerquoni. Buongiorno Presidente, Fratelli d'Italia si asterrà dal votare per un semplice motivo, perché vi leggo il regolamento e motivo la nostra astensione, il regolamento della polizia, del Corpo della Polizia Municipale, in cui l'articolo 3, nelle funzioni del Presidente del Municipio, dice che il Presidente del Municipio, nel rispetto delle direttive, quindi in virtù di quello che ovviamente il Sindaco all'inizio del mandato ha dichiarato, può emanare al comandante del gruppo direttive recanti gli indirizzi politici. Pertanto non capiamo perché stiamo demandando al Presidente del Municipio, all'assessore, di andare dal Sindaco, quando già lo stesso Presidente, in virtù dell'articolo 3, può fare già e può dare indicazioni alla Polizia Municipale. E questo è il primo punto che in realtà stride un pochettino con le richieste che sono state fatte, seppur, e mi prendo tutti i 5 minuti per 3 minuti, pardon, in realtà siamo di fondo d'accordo con quello che viene detto sulla necessità di regole più precise, però la formulazione che c'è nell'atto è errata, perché è lo stesso Presidente del Municipio che deve, come vi ho letto e potete tutti verificare in base all'articolo 3, può incidere direttamente. Secondo, tavoli di coordinamento, in realtà i tavoli di coordinamento già ci sono, e la domanda che ci facciamo è: se non ci sono, dovevamo aspettare un anno per crearli? Secondo noi in realtà i tavoli di coordinamento già ci sono, il problema è farli funzionare. Forse non si sa, cioè qualcuno non sa, che in realtà già la polizia locale con il SUAP e con le altre gli uffici competenti già si organizzano per portare avanti determinate questioni. Faccio l'esempio: le multe che vengono fatte alla frutta esposta, alla merce esposta, vengono mandate all'ufficio competente, il quale lavora le multe. Se vengono fatte 2 multe entro 180 giorni, scatta la chiusura, la determinazione di chiusura dei 3 giorni. Per fare un procedimento del genere è ovvio che già c'è un coordinamento tra gli uffici, però il tavolo di coordinamento in realtà il tavolo di coordinamento già c'è, quindi ci sono delle inesattezze che però, oltre che formali, e concludo, sono anche sostanziali, soprattutto quello che riguarda il Presidente del Municipio, che è direttamente deputato ad emanare gli indirizzi al Corpo e, come vi ho letto, al Comandante della Polizia Locale, che non ci permette di votarlo, seppur d'accordo nella sostanza, perché è qualcosa che Fratelli d'Italia ha portato sempre avanti. Grazie. Grazie Presidente. Cosa che non ho detto e che mi è stata fatta notare è che è stata richiesta, cioè è stata presentata veramente una modifica all'atto che non cambia il senso dell'atto per niente, ve lo dico subito, se avete l'atto davanti, è più un refuso infatti, c'è a pagina, alla seconda pagina, al secondo punto, al terzo punto, viene citata la sentenza numero 6108 del 14, del 2014, e va inserito della Corte Suprema di Cassazione. Quindi questa è una modifica che è stata consegnata prima del... cioè voglio, no, la voglio rendere nota, perché se no non sembra lo stesso atto, è solamente questo che è cambiato. Tutto qui. Possiamo andare avanti, consigliere Ciancio, mi scusi. Grazie consigliere, grazie Presidente. Io naturalmente mi ha preceduto nell'intervento la consigliera attenta a queste cose, perché io pure trovo stridente, per carità, la delicatezza della Presidente, so che lavora in commissione con tanta passione, però quando si scrivono gli atti bisogna essere precisi. Lei ha detto prima dare strumenti,
che cosa possiamo dare ai vigili urbani che non hanno quello? Hanno i vigili urbani, hanno un regolamento che dovrebbero applicare. C'è la Presidente che ha tutti gli strumenti per dirglielo e imporlo, non vedo quali strumenti oppure quale mandato. Io se leggo il primo risolve, onestamente, a prescindere da quello che è la nostra posizione sul votare gli atti, ritengo che non offendiamo pure qualcuno nel dire dare mandato agli organi di polizia. Perché dobbiamo dare mandato agli organi di polizia? Noi ci possiamo permettere di dare mandato agli organi di polizia? Non penso. Ecco, io, a me piacerebbe che questa, le cose venissero risolte semplicemente attraverso un'ordinaria esecuzione, dando esecutività ai regolamenti che voi in tutte le salse ci ricordate, dicendo che se mettono fuori, giustamente per l'igiene, per la salvaguardia, fuori le cassette, che ne abbiamo esempi tantissimi, che diventa veramente difficile, si provvedono perché devono provvedere, oppure attraverso un'ordinanza che si deve assumere la Presidente del Municipio. Io ho visto molta carta da quasi 10 mesi dall'inizio della consigliatura, che poi alla fine produciamo poco rispetto a quello che bisogna fare. Forse bisogna invertire questa modalità di portare un atto, approvarlo velocemente in commissione, perché si pensa che da questo possa nascere poi la risoluzione del problema. A volte guardare i problemi da più punti di vista, soffermarsi, mettendo al tavolo della discussione, cosa che capita raramente, quando capita otteniamo sempre risultati validi. Io ho visto delle ottime risoluzioni scritte molto bene su temi importanti di questo municipio, come questo. Potrei citarne 2 o 3 che mi sono rimaste veramente al punto. La prego di rimanere nella dichiarazione di voto. Dire che le avrei votate, però non portano alla risoluzione del problema. E allora produrre una montagna di carte rispetto ai problemi del territorio, parliamo di tutte le attività commerciali, parliamo della. Io avevo stampato il provvedimento varato dalla Regione Lazio rispetto a questa situazione del 2014. Mi scusi, non è un altro intervento, veramente è finito il tempo, non voglio essere cattiva. Vabbè, ma sono scaduti tre minuti? Sì. Benissimo, il nostro voto sapete qual è, perdonate il mio intervento lungo, se qualche volta mi dilungo, è capitato pure ad altre, spesso dovremmo no, essere... No, io l'importante è che si rispetti grazie. Il tempo e si grazie, rimanga grazie. Nel tema dell'espressione grazie, di voto. Grazie, non andrò più oltre il limite del tempo. Benissimo, allora ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Sappiamo tutti che ci sono le direttive sia da parte del Presidente del Municipio, che le può esercitare nei confronti dei vigili, sia da parte del Sindaco di Roma. E come ho detto in precedenza, il sindaco di Roma nomina anche il comandante dei vigili, cioè diciamo che il sindaco di Roma ha un potere in più rispetto al presidente del nostro municipio. Io dico che comunque se c'è stato un tavolo informale, diciamo finora, c'è stato un confronto fra le ASL, la polizia locale, UOT, e il SUAP, ha funzionato poco, perché voglio dire l'abusivismo dilaga e la situazione negli anni che si è praticamente appesantita notevolmente rispetto all'abusivismo, perciò io dico che un tavolo senz'altro è necessario, proprio perché adesso purtroppo siamo veramente in grossissima difficoltà rispetto a questo tema. Certo, sarebbe stato più giusto nel risolve mettere anche un'indicazione rispetto alla Presidenza del Municipio, che desse una direttiva al non solo di impegnare l'assessore nella Costituzione e chiaramente l'assessore delle attività produttive a un tavolo che, vista la situazione, io penso che non farebbe male al municipio e alla lotta all'abusivismo, però era importante anche che ci fosse un'indicazione di una direttiva della Presidenza del Municipio rispetto a questo tema importante. Perciò dico, questo manca, e rispetto a questo noi ci asteniamo proprio per questa carenza, perché io penso che il ruolo importante lo deve svolgere
il tavolo, un tavolo di coordinamento che funzioni, ma anche la Presidente, noi vogliamo che dia delle direttive precise rispetto a questo, perché io penso che accelereremo e rafforzeremo rispetto a questo anche un impegno e un indirizzo maggiore rispetto alla repressione che devono fare i vigili del nostro municipio. Grazie consigliere Toti. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, aspettiamo che la consigliera esca, perfetto. Ok. Allora, la cosa fondamentale, mi riallaccio un attimino all'intervento che ha fatto poc'anzi il consigliere, dicendo che effettivamente se ci sono stati questi incontri hanno funzionato male. Questo è vero, le devo dire che è vero, ma perché questo? Perché sono incontri sporadici, che non hanno portato... Presidente, dovremmo dire a chi fotografa che ci vuole l'autorizzazione. No, allora io lo ripeto un'ultima volta, si può fotografare dall'altra parte, l'avete fatto tutti, veramente tutti? Allora, io non mi voglio ripetere ogni volta, allora stia tranquillo, possiamo andare avanti? Quindi stavo dicendo, se ha funzionato male, perché c'era questi incontri sporadici. Infatti per questo noi chiediamo proprio un tavolo che sia permanente. Proprio per così possiamo risolvere i problemi. Se io e lei ci incontriamo ogni tanto per risolvere qualche problema, non risolviamo niente. Se ci incontriamo costantemente, magari qualcosa possiamo pure fare, no? Quindi, se no, altrimenti non avrebbero senso manco le commissioni, perché ci incontriamo con cadenza settimanale? Proprio per risolvere determinati problemi, no? Se no, se ci potremmo incontrare una volta all'anno e vediamo se magari riusciamo a risolvere qualche problema. Non è questo il problema. Poi, un altro problema che invece ha sollevato invece l'altra parte, io volevo dire che le competenze, cioè io non posso prendere, il Presidente non può prendere due della Polizia Municipale del Quinto e metterli qua, non lo può fare, perché non è competenza del municipio, è competenza del Dipartimento e nella fattispecie della Sindaca, e la Sindaca ha la delega sui vigili, non ce l'abbiamo noi possiamo gestire, guardi, allora le dico questo, la delega l'ha la Sindaca, allora perché se ne dica, io le dico questo, noi come competenze la nostra Presidente non può prendere due persone e metterle qua, non lo può fare. Se vi andate a leggere il regolamento poi lo vedete. Io allora vi sto dicendo questo. Allora, vorrei continuare però, perché se no non... No, io vorrei rimanere con breve la dichiarazione di voto. Perché noi voteremo a favore di questa risoluzione, mi scusi. Se poi ogni volta mi si... Poi è stato anche interrotto, quindi avanti. A un minuto. Oh, grazie. Quindi stavo dicendo... Per quello che riguarda, diciamo, il livello di competenza, quindi sostengo che questo non può avvenire, perché comunque non ha il potere il Presidente di farlo. Quindi di conseguenza ecco che cosa va a risolvere questa risoluzione. Quindi non vedo perché noi non dovremmo Se ci sono fotografie in questo momento alla parte dell'Aula vorrei evitarle, quindi spero che non ci siano. Penso di essere stata chiara. Vado avanti e ne è rimasto mezzo minuto. Sì, grazie. Io farò questo intervento un po' a stop. E va bene, niente. Detto ciò, volevo ribadire il nostro parere favorevole sulla risoluzione. Grazie. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Bene, adesso aspetto. Grazie. L'atto viene approvato con 12 voti favorevoli, ci sono 3 astenuti e ci sono 2 persone che pur essendo in aula non partecipano al voto e sono i consiglieri Ciancio e Steritano. Bene, possiamo passare al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi.
e abbiamo la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Principato, De Chiara, Candigliota, Tripputi, Guido, La Zazzera, Giannone e Tosatti, avente ad oggetto il reclutamento di personale per il rafforzamento dell'organico esistente, progetto sostegno e inclusione attiva SIA. Lascio la parola al relatore, consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Funziona, sì. Grazie Presidente. Presento l'atto in sostituzione del Presidente della Commissione del Principato, che oggi non è potuto essere presente qui in Consiglio. Penso che la risoluzione vada un attimino illustrata nelle sue premesse. Delle sue premesse in questo senso, forse la lettura soltanto dell'impegno può lasciare qualche perplessità. Se invece vediamo le premesse, non dovremmo a un certo punto trovare motivi particolari di disaccordo. Il SIA in particolare, leggo la parte della descrizione che ne fa il portale del Comune proprio per far presente com'è strutturato. È un intervento a favore di persone disagiate nelle quali almeno un componente sia minore, eccetera. Ma per godere del beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi individuati dai servizi sociali dei comuni, coordinati a livello di ambiti territoriali, in rete con altri servizi del territorio, i centri per l'impiego, i centri sanitari, le scuole, e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca e attività di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, eccetera. Già questo fa capire come il SIA non sia soltanto un atto erogativo e basta, occorre tutta una struttura per poter accogliere le domande, poterle valutare, poter poi gestire i patti che verranno fatti tra le varie famiglie, con le famiglie, eccetera. Quindi in realtà sono stati messi ovviamente a disposizione dei fondi che dovranno essere utilizzati. Esiste presso i singoli municipi la struttura amministrativa, gli assistenti sociali che possono gestire queste problematiche, possono gestire questa attività. Il punto si fa riferimento, allora poiché potrebbero non essere presenti queste figure professionali, si suggerisce, o meglio, ancora un'altra premessa da fare. Per quanto riguarda il pubblico impiego, la legge, la 125 del 2013, che è in prosecuzione della cosiddetta legge Madia sul pubblico impiego, prevede che non possono essere da parte degli enti pubblici, compresi quelli territoriali, banditi nuovi concorsi se prima non si esauriscono le graduatorie per le figure professionali già presenti. Graduatorie che riguardano o i vincitori dei concorsi oppure gli idonei ai concorsi stessi. Nel contempo dichiara, per una serie di provvedimenti poi rinnovati nel tempo, dichiara aperte le graduatorie, nel senso che le pubbliche amministrazioni che hanno necessità di attingere a certe figure professionali possono rivolgersi anche a quelle figure, a quelle graduatorie. In effetti quindi che cosa fa l'impegno? Dice al sindaco, guarda se in assenza di figure professionali adeguate presso le strutture municipali sia possibile e come è possibile attingere presso le graduatorie già esistenti per le altre pubbliche amministrazioni. Questo è il senso dell'impegno e mi pare che tutto sommato è un atto di indirizzo politico, non credo sia... si possono fare molte giravolte su quello che si intende suggerire, ovviamente sarà poi l'amministrazione comunale a valutare, a vedere, ci sarebbero da fare diverse valutazioni, per esempio le graduatorie si riferiscono a persone che sono stati dichiarati idonee per contratti e per prestazioni a tempo indeterminato, mentre invece volendo soltanto rafforzare gli organici circoscrizionali dovremmo fare contratti a tempo determinato, quindi non a tempo indeterminato come avrebbero diritto in base alle graduatorie o alla loro idoneità. Quindi ecco, questo
l'atto è soltanto, ripeto, un suggerimento all'amministrazione comunale di verificare le possibilità, qualora ci fossero delle esigenze, di attingere ad altre graduatorie vigenti. Credo che questo sia abbastanza, come posso dire, abbastanza condivisibile, e poi risponderò eventualmente a qualche osservazione in sede di risposta. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, io mi scuso se sono l'unico che devo discutere appassionatamente di questi argomenti, già in commissione abbiamo avuto modo di parlare, però alcuni chiarimenti permettetemi di farli, perché qualcuno deve decidere se vuole fare un progetto di sostegno all'inclusione in relazione ai soldi stanziati con la direttiva del 26 maggio 2016, scusami Carlone, se no mi distraggo e poi vado fuori tema, poi vengo rimproverato, perdonami. E una cosa è il sostegno per l'inclusione all'attività, sono dei finanziamenti che vengono erogati sulla base di schede di presa in carico di progetti avviati, dove i compiti del comune sono ben stabiliti, che sono praticamente l'accoglimento delle domande, tutto quanto, e naturalmente una valutazione complessiva di quello che è il nucleo familiare. Sono dei finanziamenti in base a una circolare dell'INPS che io avrei potuto, anche se durava di più, portare, eccola qua, la direttiva INPS, che dice come vengono erogati questi finanziamenti. Una cosa quindi è l'inclusione attiva. Una cosa è risolve di questa risoluzione, un'altra cosa è quando scrivete di risolvere, impegnare il Presidente e la Giunta presso la Sindaca e l'assessore competente ad individuare procedure di reclutamento di personale anche tramite graduatori aperti di concorsi pubblici aventi oggetto l'assunzione di assistenti sociali, come ad esempio graduatorie INPS e graduatorie dell'INAIL in supporto alle carenze. Noi lo diciamo da sempre che le graduatorie devono essere aperte, riaperte perché necessita. Ma non possiamo certo aprire, ad esempio, prendere ad esempio l'INPS e l'INAIL, potremmo prendere le 22 procedure aperte dei poverini che hanno superato il concorso in altri ambiti del Comune di Roma, ma non ad esempio quelle dell'INPS e dell'INAIL, l'abbiamo detto in commissione, ma si è detto che visto il grande numero dei firmatari della risoluzione non si poteva cambiare per almeno cassare questa roba qua. Questa risoluzione che nelle premesse racconta tutto quello che è necessario per il sostegno secondo le direttive del 2 settembre 2016 fatto dal governo, non c'entra nulla con il risolve. Altra cosa importante, io sarò antico, sarò contadino, ci sarebbe piaciuto vedere un progetto che ha fatto il comune su come uno, ad esempio, o il municipio, un progetto vero, senza parlare dell'universo cosmico e poi alla fine non c'entriamo neppure l'obiettivo. Io l'italiano lo conosco bene. Questa risoluzione non c'entra nulla con questo impegno rispetto ai finanziamenti che vorrebbero dare alle famiglie. E leggo, avviso del sostegno all'inclusione attiva, decreto del 26 maggio 2016, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Requisiti, ci racconti i requisiti, chi può essere beneficiario di questi finanziamenti, che cosa devono avere, l'ha letto lei giustamente prima nelle premesse. Ma non è quello che alla fine chiediamo, cioè noi che chiediamo di assumere, se ancora i soldi non ce l'hanno dati. Possiamo chiedere di aprire un concorso pubblico se ancora non abbiamo fatto il progetto per avere il finanziamento. A chi li diamo questi soldi? Cioè io dico, mettetevi d'accordo rispetto all'universo cosmico, dove vogliamo andare, che cosa vogliamo trovare, perché... Io stampo carta perché vorrei che qualcosa si facesse, ma d'ora in poi non stamperò più un grammo di carta, perché
studiare le carte per poi arrivare in commissione e in 3 minuti licenziare una risoluzione che non ci porta da nessuna parte è un po' un cane che si morde la coda. Vorrei che alcune risorse che vengono emanate o di qualsiasi colore poi si trasformano in concretezza reale per i cittadini, come voi vi pregiate ogni volta di dire. E quindi, lo ripeto, questa risoluzione, a prescindere dalla formuletta che dovrò leggere per quanto riguarda lo statuto non rispettato, dico andava formulata in altri termini. Una è il sostegno, l'altro è il sostegno alle 22 procedure e ai ragazzi che sono venuti in aula qua a dire riapriamo i termini per l'assunzione sia durante il giubileo sia dopo di tutti i ragazzi che hanno superato i concorsi e si ritrovano senza un lavoro in attesa. Io non ho nominato, per favore non interrompete, fate finire l'intervento. Io non ho nominato nessuna sindaca, lei magari fa bene a dirlo, si vede che ha la coda di paglia, io non ho nominato, io mostro quello che vedo, no? Capisco l'aula, capisco tutto quello che è in questo momento questo dirompente attivismo, però se portassimo a casa un piccolo risultato rispetto alle 22 procedure aperte, forse avremmo fatto qualcosa di buono per la collettività, a prescindere di tutto quello che può essere stato errato ad oggi. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Consigliera Cerconi. Prenderò poco tempo, Presidente, semplicemente per ripuntualizzare alcuni punti. E, sì, le pagliacciate purtroppo succedono. Allora, per quanto riguarda il SIA, Fratelli d'Italia fu la prima a chiedere, messa a verbale in commissione, un'analisi approfondita sulla situazione. Quello che volevamo dire era che la situazione municipale va verificata. In tutto l'atto non è scritto se sono state presentate delle domande, se non sono state presentate, se c'è una necessità ulteriore, come il SIA si sta integrando con la legge 154, altro argomento che è stato chiesto e che la Commissione sociale ancora non ha preso in considerazione. Questo lo dico perché le misure di sostegno alla povertà non si prendono e si estrapolano dal contesto in cui vengono immesse. Se il SIA si aggiunge a già delle altre a delle altre deliberazioni, a delle altre misure già esistenti, bisogna approfondire e capire come si integrano. L'atto purtroppo appare in parte carente perché non riporta i dati effettivi del municipio. Noi oggi non sappiamo, già ne abbiamo, non ne abbiamo, come stiamo navigando. Cioè, l'intenzione è quella di capire quello che stiamo facendo e poi produrre un atto. Se non capiamo a che punto siamo, dove, cioè, che cosa chiediamo? Chiediamo una cosa che è completamente scollegata da tutto il resto dell'atto, cioè da tutto il premesso e da tutto il considerato. Anche Fratelli d'Italia poi pone l'accento sul fatto che siano elencate esclusivamente le graduatorie dell'INPS e dell'INAIL e ci sarebbe da domandarsi il perché. E non fa, cioè, perché in diritto capita spesso che se si fa un elenco o si citano delle cose sia un elenco puntuale e non un elenco che può essere aperto. Quindi la domanda è, ad esempio, che cosa significa? Che va bene da quelle, però si possono prendere anche da altri o solo da quelle? Il problema qual è? Che in realtà quando si scrivono gli atti bisogna essere precisi e mettere in un risolve ad impegnare, quindi chiedere di fare qualcosa con mettere ad esempio, senza capire se è un elenco restrittivo, se è un elenco che può essere allargato. Secondo Fratelli d'Italia in realtà è molto superficiale come modalità di gestione e di scrittura di un atto. Altro punto, e prima l'ho detto, è il problema della 154, perché noi possiamo chiedere anche fondi per aumentare il personale di Roma Capitale e convogliarlo per aumentare per le procedure del SIA, qui viene chiesto, perché vedo faccio sconcertare,
procedure di reclutamento di personale, cioè significa che vogliamo assumere personale. Ora, il punto qual è? Che se noi assumiamo personale senza sapere quanto ce ne serve, perché non abbiamo idea delle domande che arrivano, in base a cosa assumiamo personale? Aspetta un attimo. Io prendo da tutte le parti, di là e prendo di qua. Tranquilla, come parlo, no, vada avanti. Cerchiamo di far finire, per favore, senza interruzioni. No, perché sono interrogativi. Ora, al di là io ci rido e ci scherzo, però sono interrogativi importanti. Cioè, noi oggi abbiamo sulla 154, noi abbiamo terminato i fondi. Oggi ci sono persone, io faccio sempre l'esempio di una famiglia con 6 bambini minori che abita nel nostro municipio, la quale non riesce ad avere un alloggio popolare e, depositando la richiesta di 154, oggi le verrà detto che i fondi sono finiti. Allora, riusciamo a fare un lavoro più armonico, completo, che non guardi semplicemente ad uscire con un pezzo di carta a mettere una bandierina e a dire questo l'abbiamo fatto? Perché se poi in realtà concretamente i risultati non si vedono, è inutile continuare a stampare fogli di carta e continuare a proporre se poi la situazione generale non si conosce. E la situazione generale non è descritta nell'atto, lo ripeto, perché per noi è fondamentale che le premesse fanno parte dell'atto e anche considerati. Poi una battuta, permettetemela. Iniziamo a leggere e a votare tutti gli atti indirizzati e che chiedono al sindaco salute e agli assessori competenti di fare qualcosa. Ma il sindaco lo saprà che deve fare da solo qualcosa o glielo dobbiamo dire sempre noi? Cioè, ci potremo iniziare a preoccupare anche di atti che riguardano direttamente la giunta del nostro municipio? Perché ogni volta che apro un atto e leggo quello che poi scrive la maggioranza, scrive il Movimento 5 Stelle, impegnano il sindaco a fare qualcosa, come se questo sindaco si fosse dimenticato di aprire le graduatorie o di reclutare altro personale, si fosse dimenticato di dare delle direttive al corpo della polizia municipale e quindi non si sa che sta facendo, gliele suggeriamo sempre noi. Noi siamo ben contenti che dal municipio 7 escano a volte degli atti fatti bene, però preoccupiamoci anche di quello che riguarda il nostro territorio, perché se no ci trasferiamo tutti quanti e andiamo in consiglio comunale perché stiamo facendo meglio il nostro lavoro di quello che sta facendo il sindaco. Detto questo, e chiudo, ci sono aumenti di fondi per quanto riguarda effettivamente il SIA. Il problema è che anche questo aumento di fondi, vi renderete conto che è un aumento di fondi relativo, ovviamente non compete al municipio, non compete alla regione, perché è un'azione nazionale di sostegno alla povertà. Io lo dico perché faremo i conti anche in questo caso con un'assenza di fondi per tutte le famiglie che oggi si trovano in difficoltà. Io chiedo solo una cosa e concludo, come Fratelli d'Italia, in realtà di non avere ansia da prestazione, perché portare un atto che è un atto zoppo con degli elementi mancanti e degli elementi carenti è un danno per tutti. Io spesso ho lodato e non lodato alcune commissioni. Ci sono state delle commissioni in cui in quella, per esempio, in quella viabilità in cui si è parlato di strisce pedonali, in cui è stato visto il contratto, cioè ci sono stati degli approfondimenti concreti che ci hanno poi portato a ragionare su e a fare valutazioni consapevoli. Mi dispiace dirlo, in commissione sociale io ho visto, non me ne vorranno, molta superficialità. Abbiamo parlato delle banche del tempo, che sono cose che possono fare i cittadini per conto loro, e poi però non parliamo della 154, della fine dei fondi, o non interveniamo concretamente nel sapere come stiamo messi con il SIA. Questo per me significa superficialità, quindi su alcune commissioni in realtà si sta lavorando bene, su altre, su quella sociale che è gravissima, abbiamo chiesto l'emergenza abitativa. Ad oggi non sappiamo qual è il progetto preciso per il superamento del campo della Barbuta, cioè ci sono talmente tanti interrogativi che purtroppo rimangono irrisolti. E mi dispiace, concludo veramente, che oggi l'assessore non sia in aula, perché se è vero che il SIA è un'azione così importante con miliardi di euro che verranno stanziati nei prossimi anni, secondo me la presenza dell'assessore a ragguagliarci su quella che è la situazione generale era fondamentale. Ne prendiamo
prendiamo atto e quindi in realtà anche su questo ci asterremo. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, no, solo per fare una piccola chiarificazione di carattere politica, non tanto tecnica. Ci rispediamo al mittente qualsiasi affermazioni in merito alla scrittura di atti eccetera, perché se dobbiamo stare qua e a vedere come sono scritti gli atti, come l'italiano degli atti, com'è la forma amministrativa degli atti proposti, c'è da alcuni membri dell'opposizione, c'è da mettersi le mani nei capelli. Ce ne cito solo uno. Proprio sull'argomento sociale passò una risoluzione che prima era una delibera, poi è diventata una risoluzione, non si è capito, sull'uso dei detenuti per opere di pubblica utilità, in cui le risolve si chiedeva agli uffici di fare... Consigliere Guido, rimanga in tema. Io resto nel tema, cioè di fare degli interventi amministrativi che la parte politica non c'ha minimamente competenza per fare. Allora, questi sono gli atti che ci propongono. Ora, per quanto riguarda l'aspetto del SIA, in realtà io non è che devo aggiungere granché, perché il consigliere Pompei, quando ha fatto il suo intervento iniziale e magari se vorrà ne farà anche uno finale, ci ha specificato tecnicamente esattamente quello che esce da qui. Altro punto fondamentale, cioè si parla di stampe, ce l'ho stampate perché fa bene all'ambiente, però bisogna anche considerare che tutti gli atti che escono di qua seguono un percorso che dura alle volte anche mesi, per portare a compimento su argomenti di carattere comunale che poi incidono su quello sul comparto municipale. Quindi quando sento questi discorsi davvero mi cadono le braccia, quindi essenzialmente era solo per porre un po' di chiarezza in questo senso. Se non vi piacciono gli atti non stampateli, no, ma soprattutto proponete atti scritti in italiano, grazie. Presidente, però che modo è? Perché altrimenti io non intendo concedere occasioni di dibattito, assolutamente, voglio evitare perché è già successo in passato e non credo che sia il caso. Consigliere Toti. Sì. La lotta alla povertà deve essere un impegno nazionale, è un impegno nazionale importante, fondamentale, questa della legge sul sostegno all'inclusione attiva, perciò è determinante rispetto a questo. Io dico che questa risoluzione ha una filosofia positiva, se vogliamo, nel senso proprio di vedere e di pensare a un reclutamento di personale per il rafforzamento dell'organico, però ecco, io che non faccio poi parte della commissione, se purtroppo mi sarebbe piaciuto, però purtroppo solo tre ne posso far parte di commissione. Però ecco, proprio per l'importanza e per i valori che rappresenta la solidarietà nel nostro municipio, nel nostro paese. Però ecco, voglio dire, non percepisco bene qual è la situazione oggi rispetto al municipio, rispetto alle domande, come si sta lavorando rispetto a questo, che cosa si sta facendo. Ecco, questo magari poi il Presidente, poi il relatore in questo caso, ci dirà, e anche rispetto alle gradatorie, qui parla di gradatorie INPS e INA e non parla di altre gradatorie, potrebbe essere quella del Comune, ecco, no, per capire meglio, perché così io mi trovo un po', capisco che è importante rispetto a un tema come questo la mobilitazione totale, rispetto anche degli uffici per dare una risposta e anche per centrare bene le persone che hanno bisogno di un servizio come questo, perciò è fondamentale, questi soldi non vanno sprecati minimamente e devono arrivare ai risultati. Però ecco, voglio dire, oggi come oggi, leggendo questo, mi trovo un po' in difficoltà. Ecco, vorrei sapere di più prima di esprimere il mio voto. Ci sono altri interventi? A lei glielo posso lasciare se è l'ultimo? Non ci sono altri interventi? Allora posso anche lasciare la parola al consigliere Pompei. Io mi ero sforzato, avevo appunto letto
Innanzitutto grazie Presidente, ma aveva appunto letto che cos'era la SIA e di quale struttura amministrativa aveva bisogno per funzionare, appunto per far vedere che questo era un atto che nella sua puntualità, perché vede soltanto un aspetto puntuale, ha una sua logica, quindi non è che, certo, si inserisce in un contesto ben più ampio e voleva far allargare lo sguardo non soltanto alle graduatorie comunali, perché ovviamente servono in questo caso degli assistenti sociali. La domanda che mi pongo: quanti assistenti sociali abbiamo e quanti sono impegnati, quanti ne abbiamo in questo municipio, quanti ne abbiamo negli altri municipi? Ovviamente sono figure tipiche, cioè se nelle graduatorie dei concorsi non ci sono persone nelle graduatorie pendenti del comune, non ci sono figure professionali di questo tipo, è chiaro che bisognerà rivolgersi ad altre amministrazioni statali, così come prevede la legge. Questo è il punto. Non è tutto qui. Quindi questo lo è. Dall'altra parte, strutturarsi ed essere pronti a presentare progetti per avere l'assegnazione dei fondi che verranno anche dall'Europa e si prevede un congruo sostegno, a un certo punto è qualche cosa che è indispensabile fare sin dall'origine, considerando anche che quelle che sono secondo le azioni ammissibili indicate dal Ministero del Lavoro d'intesa con il Fondo Sociale Europeo, praticamente le spese di struttura, le spese di finanziamento, tra gli obiettivi rientrano anche il potenziamento dei servizi di segretariato sociale, cioè in realtà queste maggior onere di struttura non sarà a carico, farà parte del finanziamento, graverà sul finanziamento. Quindi prepararsi e avere un'idea, allargare lo sguardo a queste possibilità è fondamentale. Per quanto riguarda poi le graduatorie INPS e INAIL, è stato portato ad esempio, nel senso lì sicuramente ci sono delle figure professionali idonee a fare questo tipo di lavoro, poi bisognerà vedere, comunque è qualche cosa, ripeto, è soltanto l'atto, è soltanto un indirizzo politico, un suggerimento politico all'amministrazione municipale per allargare, per incominciare a prendere in esame questo tema in vista delle possibili assegnazioni che ci verranno date dei fondi sia europei che statali. Penso, non so se ho risposto a tutto, ma penso che di sì. Grazie. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? No, allora sì. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Naturalmente mi ripeto, la dichiarazione di voto è la stessa. Non parteciperemo al voto, ecco, ripetendo che in questi minuti che ci consentono di esprimere quelle perplessità, ad esempio le graduatorie INPS e INAIL, il Comune non ha competenza per riaprirle, quindi questo era già stato assodato, è inutile dare delle giustificazioni su un qualcosa che è errato. Il Comune non può chiedere di riaprire ad esempio le graduatorie dell'INPS e dell'INAIL. Questo c'è scritto nell'impegno. Allora, siccome questo era già sodato nella commissione, però è arrivato in aula così, io non capisco come noi potremmo reclutare uno psicologo che lavora, non ha superato il concorso all'INPS, o uno che non l'ha superato all'INAIL e sta lì appeso in graduatoria. Noi potremmo assolutamente riaprire le procedure che ha aperto e avviato il Comune di Roma, ma non quelle che dipendono da altri enti. Ma questa è una delle cose. Non capisco come noi possiamo avere dei fondi se prima non si presentano i progetti. Cioè noi stiamo chiedendo preventivamente un qualcosa che esula da quello che è il sostegno di inclusione, che comunque dobbiamo chiedere con forza. Mi auguro che il Comune di Roma possa attuare più richieste possibile affinché vengano erogati alle famiglie che hanno un figlio disabile, una situazione di indigenza accertata. Tempo scaduto. Scaduto per tale motivo e per quello che ho narrato in tutte le precedenti dichiarazioni, il PD non potrà votare questa
Risoluzione, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Come ho detto in precedenza, l'atto ha una filosofia positiva, voglio dire, c'è uno sforzo rispetto a questo e il problema è un problema molto molto importante, anche io dico fondamentale, rispetto alla lotta per la povertà del nostro municipio, perciò non posso votare a favore, però ecco, mi astengo perché voglio dire, non ho trovato veramente indicazioni da parte del relatore rispetto a quello che io avevo chiesto, e perciò il voto è quello d'astensione. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, io andrei. Candigliota? Grazie Presidente. Allora, ci tenevo a sottolineare che forse è sfuggita una cosa importante e proprio sarà questa la motivazione per cui noi invece siamo favorevoli. Ricorderei che la legge 125, che purtroppo loro non so se l'hanno letta perché per leggerla la consigliera di Fratelli d'Italia riesce, evidentemente non gli interessa quello che stiamo dicendo, va bene. C'è polemica, okay. Per favore, vada avanti. No, mi scusi, infatti colpa mia che ho sottolineato. Comunque, ripeto, sottolineavo la legge 125 che comunque è finalizzata per i vincitori di concorsi e per gli idonei, insomma. Quindi, voglio dire, è fondamentale almeno sapere di cosa stiamo parlando. Capisco che magari qualcuno non è in commissione, qualcuno non ci viene proprio, quindi magari tante cose non si possono capire, però va bene, a noi sta benissimo e torno a ripetere, questa sarà la motivazione perché poi ogni volta dobbiamo stare a rielencare determinate cose. Allora io dico, o ci si prepara oppure non si dice niente, come ho detto sempre l'altra volta, a volte il silenzio è d'oro. Comunque, per questo motivo noi siamo favorevoli, grazie. Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dai che ce la facciamo. Manca uno. Perfetto. Allora, sì, l'atto viene approvato con 13 voti favorevoli, 3 astenuti e un consigliere presente non vota, il consigliere Ciancio. Passiamo ad affrontare l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Principato, De Chiara, Candigliota, Tripputi, Guido, Lazzazzera, Giannone e Tosatti, avente ad oggetto elenco speciale capitolino delle cooperative sociali di tipo B di Roma Capitale, di cui alla legge numero 381 del 1991. Relatore? Consigliere Guido. Grazie Presidente, sarò molto breve come mio costume. Questa è una proposta di risoluzione che riporta ad oggetto elenco speciale capitolino delle cooperative sociali di tipo B di Roma Capitale, di cui alla legge 381 del 1991. Ora, di fatto sappiamo che le cooperative si dividono in tipologia di A e invece l'altra divisione è quella di tipo B. Questo atto si concentra su quelle di tipo B, facendo presente che nel 2009 qui al Comune è stata creata una lista, no, per il contenimento delle cooperative con questa tipologia. Sono quelle, per capirci, che si occupano di sfalcio del verde, c'è di servizi quindi non prettamente sociali, che invece c'è di carattere di servizi sociali, che in realtà ci pertiene e a quelle di categoria A.
c'è un elenco del 2009, quindi stiamo parlando di un elenco ante Mafia Capitale. Sappiamo poi che il problema delle cooperative è venuto fuori negli ultimi anni in modo prepotente per questioni giudiziarie, e anche se c'è in realtà la nascita delle stesse e aveva c'è un chiaro carattere sociale, cioè nonché utile per la società tutta, specialmente per permettere il lavoro ad esempio ai detenuti e alle categorie che erano per appunto svantaggiate. Se pensiamo alla cooperativa 29 giugno era proprio nata con questo scopo, no? Quindi per dare lavoro ai detenuti. C'è nel 2009, poi nel 2010 e ancora nel 2012 c'è stato stabilito, c'è presso il Comune di Roma che il 5% dell'intero budget del sociale del Comune fosse forse convogliato verso le cooperative sociali. Sotto le mano addirittura siamo passati da un minimo del 5% fino a un massimo del 15%, quindi sono davvero bei soldi pubblici sempre di carattere comunale. Quindi con questa risoluzione, essenzialmente, anche vista la problematica sorta con Mafia Capitale e riportando anche una nuova tipologia di regolamentazione dell'ANAC del 26 ottobre del 2016, che presenta delle linee guida, no, su come poi si deve agire sia con i bandi, con le gare, quindi con il mantenimento di queste procedure in favore delle cooperative. Semplicemente ne risolve, chiediamo, e alla luce sempre di Mafia Capitale e alla luce di questa nuova documentazione dell'ANAC, di verificare la reale funzionalità dell'elenco di cui prima, quindi quello istituito nel 2009. Quindi in ottemperanza alle direttive generali dell'autorità e anticorruzione. E infine di provvedere affinché le convenzioni siano precedute da procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nonché la sussistenza di requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, quindi le cooperative, per il raggiungimento degli obiettivi sociali. Queste sono tutte cose già previste, ma che essenzialmente vanno rimesse un po' sotto evidenza e alla luce non solo dell'intervento dell'ANAC, ma anche delle questioni giudiziarie di cui prima, e soprattutto che i soggetti affidatari impieghino per l'esecuzione dell'appalto un numero minimo di persone svantaggiate pari almeno al 30% del personale, cosa che non è molto rispettata. Quindi noi chiediamo alla sindaca e alla giunta comunale di provvedere al controllo di questa situazione, in particolare per tutelare la legalità e la trasparenza, onde evitare casi simili o addirittura peggiori a quelli successi con la vicenda giudiziaria di Mafia Capitale. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? No, io sono favorevolissimo rispetto a questo, è giustissimo. Rispetto a tutto quello che è successo nel passato, rispetto al mondo delle cooperative a Roma, è un discorso di accentuazione del discorso di trasparenza e legalità. Senz'altro l'ANAC deve stare sempre col faro acceso rispetto a tutto quello che si fa, perché purtroppo tanti errori sono stati fatti nel passato, perciò non si può non condividere una risoluzione di questo tipo. Poi c'è anche il discorso del 30%, come diceva capogruppo di 5 Stelle, che anche è un elemento caratterizzante in positivo di questa risoluzione. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, allora procederei sicuramente alle votazioni.
Favorevoli. Contrari. Astenuti. Credo che l'esito sia lo stesso dell'atto precedente, però aspettiamo conferma. Vediamo. Perfetto, ah, ce n'è uno in più, sì. Sono 14 voti favorevoli, 2 astenuti e un consigliere non ha votato, pur essendo in aula, del consigliere Ciancio. Allora, la seduta finisce qui, la seduta di oggi. Sono le, così lo sappiamo ufficialmente... Sì, le 16, ok?